Ultima lezione di filosofia di quest'anno per voi, per sempre per me. Agostino, terza puntata. Donde il male? Da dove viene il male? Problema interessante, problema concreto, no? Voi adesso soffrite per quest'ultima lezione. Donde questa, perché dovete soffrire pure il quart'ultimo giorno di scuola a causa di un professore che vi impone l'ennesima benché finale lezione di filosofia? Beh, la lezione di filosofia su questo è la risposta a questa domanda. È nuovo il problema del male? No, perché vi ricordate il famoso primo frammento di Anassimandro, da dove tutto proviene, là tutto ritorna, che già era una soluzione al problema del dolore, della sofferenza, del male. Tuttavia, questo problema, anche questo problema, potrebbe essere diversamente. Guarda come soffre, grazie per questa partecipazione, Tommaso. Si è fatto male, non so cosa ti sei fatto male. Sei caduto sul tuo piede. Vabbè, appunto, a questo punto dovresti essere ancora più interessato. Allora, segui, che tra poco saprai perché senti il dolore alla tua caviglia. Allora, perché è anche questo problema molto più spinoso per Plotino, date le premesse? È conseguenziale, la risposta è conseguenziale alla sua spiegazione della creazione. Su, è facile arrivarci. È facile arrivarci. Cosa aveva detto? Qual è la motivazione? Se Dio ha creato per amore, perché ci dovrebbe essere il male? Se nessuno l'aveva mai detto prima di Agostino. Dio crea per amore. Non solo, è onnipotente, quindi può fare quello che vuole. La materia è completamente dominata da Dio. Quindi, se Dio avesse voluto, avrebbe potuto evitare che nel mondo fisico ci fosse il male. Ma, oltretutto, se lo ha fatto per amore, ma che amore è quello che poi ci fa star male? Quindi, i contestatori potevano rinfacciare molto agevolmente, lo capite benissimo, ad Agostino che, in base alla sua teoria della creazione, dato che nel mondo è un fatto che ci sia il male, che ci sia la sofferenza, che si stia male, e allora delle due l'una: o Dio non è onnipotente, quindi avrebbe voluto eliminare il male, ma non ha potuto, non ce l'ha fatta, ma appunto allora non è onnipotente, allora non è vero che fa esistere la materia dal nulla, domina completamente il cosmo. Il cosmo allora non è così razionale come tu, Agostino, ci vuoi far credere. Ma tu ci prendi in giro. Oppure, poniamo che invece sia del tutto onnipotente, come dici, caro Agostino, e allora non è amorevole. E allora addirittura è malvagio, perché ci fa soffrire pur potendo evitare di farci soffrire. Questo problema per Agostino era forse stato sempre il problema centrale della sua vita, della sua esistenza, in parte perché il contesto dell'impero romano nel 4
già, già prima nel terzo secolo, ma poi nel quarto secolo, sappiamo, è un contesto di decadenza, è un contesto di crollo demografico, quindi è un contesto in cui la quantità del dolore, del male, della sofferenza rispetto ai secoli precedenti, considerati felici, aurei, sembrava decisamente maggiore, superiore, tanto che a un certo punto, da giovane, inizialmente Agostino, spero che l'abbiate letto nella sua biografia, Agostino, proprio perché non sapeva come risolvere la questione del dove il male, perché c'è il male, perché dobbiamo soffrire, e siccome questa questione per lui era inevitabile, non si poteva far finta di niente, non si poteva bypassarla, aderì da giovane, aderì alla setta religiosa, alla chiesa del manicheismo, che dava una spiegazione che sembrava comunque convincente del male, sostenendo che il mondo fisico non è basato solo su un Dio buono, ma anche su un Dio malvagio. Quindi, anzi, è il Dio malvagio che ha creato il mondo fisico. Quindi il mondo fisico è per forza doloroso, perché è il prodotto di un Dio malvagio. Manicheismo, no? Ancora oggi si usa, l'avrete sentito il termine manicheo. Sei un manicheo oggi, vuol dire sei uno che spacca le questioni, la realtà, le persone in due, o tutto bene o tutto male, qui è tutto male, qui è tutto bene, una persona, quella persona è tutta buona, quell'altra è tutta cattiva, no? Perché appunto il manicheismo si basava su questo dualismo tra il bene e il male, quindi c'è una continua lotta tra un Dio buono e un Dio cattivo, un Dio malvagio, e beh, ma ovviamente successivamente, aderendo, convertendosi al cristianesimo, Agostino abbandona l'impostazione manicheista, anzi, come abbiamo visto con la sua teoria della creazione, sostiene esattamente l'opposto, cioè il mondo fisico è creato da un Dio onnipotente, amorevole, infinitamente amorevole, quindi infinitamente buono. Ok, però a questo punto chiaramente doveva difendersi dalle contestazioni, dalle confutazioni che gli venivano mosse, che vi ho riferito prima. Chiaro il problema? Per controconfutare le confutazioni degli avversari, innanzitutto Agostino divide il problema in tre parti, cioè spiega la presenza del male a tre livelli diversi. A un primo livello, a livello ontologico, cioè a livello proprio della struttura fondamentale dell'essere, della realtà in quanto realtà, nella sua generalità. A un secondo livello, a livello cosmologico, cioè a livello proprio invece della conformazione del cosmo fisico in quanto appunto fisico, e terzo e ultimo livello, quello antropologico, o poi vedremo morale, cioè quello relativo alla specie umana, all'umanità. Ok? Bene, la tecnica di dividere un problema in sottoproblemi vale per affrontare tutti i problemi, anche quelli di fisica, anche quelli di matematica, anche quelli di biologia, è una tecnica usata anche dagli scienziati, è un po' la tecnica, no, avete studiato nella storia romana il duello tra gli Orazi e i Curiazi, per cui i Curiazi uccidono due Orazi, ne rimane solo uno contro tre, come fa a cavarsela l'Orazio?
rimasto superstite, si mette a correre in maniera da affrontare uno alla volta gli avversari e così riesce a vincere. Chiusa parentesi, questa fa parte della storia romana, della Repubblica Romana e i suoi esordi, quando si scontra con Albi Longa. Va bene, chiusa parentesi, entriamo nel merito. Allora, primo livello, livello ontologico. A questo livello il problema è: il male è veramente un principio costitutivo della realtà, come sostenevano i manichei, oppure è, per così dire, un accidente relativo? È ontologico o è accidentale? Cioè è, diciamo così, una deformazione parziale e casuale. Per farvi forse, può essere utile in parte, un esempio, non so, la ruggine del ferro. La ruggine è una proprietà costitutiva del ferro che è, diciamo, prodotta dalla sua struttura atomica, oppure, e quindi naturalmente no, corrode completamente il ferro sempre e comunque, oppure appunto è una proprietà accidentale, una deformazione parziale che avviene per altri fattori, per la concomitanza di altri fattori. Ovviamente Agostino è per la seconda soluzione, per la seconda risposta. Allora, cosa significa? Significa che l'essere, la realtà, è solo bene. A livello di principio ontologico, l'essere coincide col bene, è un benessere, è benessere. Argomento: altrimenti non potremmo nemmeno accorgerci del male, del dolore. Se fondamentalmente non stessimo bene, non potremmo fare l'esperienza del male, non riusciremmo, perché staremmo sempre male. Così come fa questa similitudine Agostino: se noi fossimo sempre malati, se la nostra condizione fisiologica fosse di permanente malattia, cioè se la malattia fosse proprio strutturale, costitutiva del nostro corpo, non potremmo mai dire ho un raffreddore, ho un'influenza, eccetera, eccetera. Perché no. Se possiamo dire accidenti, ho la febbre, è perché la nostra condizione fondamentale è una condizione di salute, cioè di benessere. Quindi fondamentalmente esiste solo il benessere. E allora che cos'è il male? È una, e qui utilizza di nuovo Plotino, Agostino utilizza di nuovo Plotino, è una diminuzione di essere. Quindi è un benessere parziale, è una privazione relativa di essere benessere. Ok? Bene. Attenzione, non è che così è risolto il problema, perché abbiamo visto, comunque, la ruggine ci può essere, il male ci può essere, seppure come bene minore, come minor bene. A questo punto però bisogna spiegare perché c'è un minor bene, perché non potrebbe esserci invece un bene al 100% sempre e comunque. Risposta al secondo livello, a livello cosmologico. Perché quindi, perché nel cosmo appunto vi sono gradi maggiori, minori di bene, quindi in questo senso possiamo fare l'esperienza del male?
Dio non ha, essendo onnipotente, appunto, la domanda di prima, non avrebbe potuto creare un cosmo con un grado di bene totale in ogni parte al 100%? Risposta no. In primo luogo perché se il bene totale è Dio stesso, quindi se Dio avesse creato un cosmo con un bene totale, senza nessuna privazione di bene, avrebbe ricreato se stesso, si sarebbe clonato, e quindi non sarebbe stato un atto d'amore, sarebbe stato un atto di narcisismo, sarebbe stato un Dio narcisista, un Dio egolatra, un Dio che... No, che aveva il culto, che avrebbe avuto il culto di se stesso. Ok? Ci siete? Bene. Allora, per forza doveva creare il cosmo con un grado inferiore di bene. Inoltre, per poter comunque evitare che questo grado minore di bene fosse oltre lo stretto necessario, Dio, secondo Agostino, ha dovuto appunto creare il cosmo con diversi gradi di benessere, con una gerarchia di gradi di benessere, perché data la vastità del cosmo, data la miriade di essenti, data la loro estrema diversità, questa struttura gerarchica e quindi questa distribuzione differenziata di gradi di minor bene era l'unico modo per ottenere il grado minore di bene complessivo, il grado minore di male complessivo. Per cui, secondo Agostino, se una vespa ci punge e noi diciamo: ah, ma perché c'è il male? Perché ci sono le vespe? Dio avrebbe anche potuto non creare le vespe. No, perché nell'insieme delle relazioni tra tutte le specie, in questo caso di animali, anche le vespe hanno un ruolo fondamentale. Pensate alla catena biologica, alla catena alimentare biologica. E quindi, se non ci fossero le vespe, ci sarebbe un livello di male superiore. E lo stesso vale per le zanzare. E lo stesso vale per i virus. Ok. Certo che io ho fatto un esempio abbastanza facile, però se uno parla della peste, allora la questione diventa un pochino più problematica, no? Ma andiamo oltre, se non avete domande o... No. Arriviamo al livello veramente decisivo. Allora, si spiega con questa, con questa giustificazione cosmologica il problema, anzi, con queste due giustificazioni, prima ontologica e poi cosmologica, il problema è risolto? No, lo ammette lo stesso Agostino. Perché non è risolto? Perché la nostra esperienza umana del male, del dolore, è di gran lunga superiore a quella che viene giustificata, che è stata fino a questo momento giustificata da Agostino, sia a livello ontologico sia a livello cosmologico. No. Ci sarebbe un non sequitur per insufficienza. Se Agostino avesse detto, dopo la spiegazione cosmologica, avesse sostenuto: risolto il problema del male, Dio è assolto,
dall'accusa di essere o impotente o malvagio. No, se ne rende conto Agostino stesso, sarebbe un non sequitur per insufficienza. Il problema del male non è ancora irrisolto, perché, ripeto, la quantità di male di cui noi facciamo esperienza non è QB, non è quanto basta per permettere al cosmo di avere un'armonia tale, un ordine tale, da ridurre al minimo il male. Non è lo stretto necessario, molto di più. Basti pensare alle guerre, basti pensare appunto alle pestilenze, alla peste nera che già c'era stata anche nel terzo secolo, nel terzo secolo dopo Cristo. Allora come si spiega? Si spiega a livello antropologico e sostanzialmente si spiega a causa del comportamento malvagio degli uomini. Come mai? Com'è possibile? Vuol dire che Dio ha punito in modo particolare la specie umana? Risposta di Agostino. No, Dio ama dalla Bibbia. Sulla Bibbia c'è scritto, già lo sappiamo, ne abbiamo parlato a proposito del Rinascimento, Dio, no, creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quindi è chiaro che è una creatura privilegiata l'uomo. La specie umana è privilegiata da Dio, è amata più di tutte le altre specie e quindi le è conferita all'atto della creazione da Dio, secondo Agostino, la quota più alta di benessere, il livello... No, di essere ontologicamente più alto di tutte le creature, a parte gli angeli. Ma allora, come si spiega? Che invece sembra sia tutto il contrario. Per l'atto d'amore superiore di Dio nei confronti dell'uomo consiste fondamentalmente nel dare all'uomo la libertà di scelta. L'uomo, la specie umana, è la specie privilegiata col grado ontologico superiore a parte gli angeli, ma gli angeli non sono fisici, gli angeli sono puramente razionali, quindi. Appunto, l'uomo è stato privilegiato grazie al dono della libera scelta, del libero arbitrio e della libera scelta. Salvo che l'uomo per superbia nell'Eden, naturalmente la dimora originaria dell'uomo era l'Eden e l'Eden era appunto un mondo fisico con il grado minimo di male. Nell'Eden l'uomo non soffriva ciò che soffre poi nella dimensione terrestre. Diciamo che il livello di male, di sofferenza dell'Eden era quello di una puntura di spillo, per fare un paragone. Cosa è successo? È successo che l'uomo ha usato male la libertà di scelta, per superbia. Il famoso racconto del peccato originale. Dio proibisce ad Adamo ed Eva dice loro: fate tutto quello che volete, potete fare tutto quello che volete, tranne cogliere e mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E il serpente tentatore, quello che poi, quando Dio alla fine gli dice: ma cosa hai fatto? Tentar non nuoce. Il serpente tentatore dice: se mangerete quel frutto diventerete come Dio, diventerete come Lui. Allora, a Eva prima, Adamo dopo, vogliono diventare come Dio, scelgono di trasgredire il comando divino e a quel punto la loro natura
si perverte e a quel punto meritano una, secondo Agostino, meritano una punizione, sono cacciati dal paradiso terrestre. Notiamo che la teoria della cacciata corrisponde alla teoria della caduta di Plotino. Però vi ricordate che per Plotino la prima caduta non era colpevole, invece per Agostino non ci sono due livelli. La cacciata c'è perché sono colpevoli, non c'è nessuna, diciamo così, colposità necessaria prima, a monte, come nella prima caduta di Plotino. Quindi, cacciata dall'Eden, ovvero degradazione, cioè da un mondo fisico migliore, quasi perfetto, con appunto il livello minimo di male, a un mondo fisico fortemente imperfetto, in cui Adamo dovrà lavorare con fatica e Eva partorire con dolore. Quindi appunto è annunciato il dolore. Nella nuova dimensione terrestre l'uomo è punito con il dolore, cioè la prima giustificazione del maggior dolore di cui facciamo esperienza si tratta della giusta punizione per il peccato di superbia commesso. E in questo senso il mondo terrestre, appunto la nuova dimensione fisica, è una colonia penale, è un carcere, dove gli uomini devono scontare la pena della loro colpa originaria, del loro peccato di superbia. In questo senso anche la natura si incattivisce, non è più la natura buona dell'Eden, è una natura appunto che ha i terremoti, è una natura che ha le alluvioni, i cui fulmini possono incenerire non solo gli alberi ma anche gli esseri umani. Perché? Perché è diventata la natura una colonia penale, quindi deve punire. Ricordiamoci sempre il valore storico di quello che vi sto spiegando, perché questa è la visione del mondo che poi si diffuse durante il Medioevo, che è alla base della civiltà medievale e che in parte ancora poi alla base della civiltà moderna e molto meno, ma lontanamente, della civiltà contemporanea. Bene, quindi fate questo, mi raccomando, questo collegamento storico. Non basta, è sufficiente? No, ancora sarebbe un non sequitur per insufficienza. Perché? Perché in realtà il male effettivo, la quantità di male, è ancora maggiore di quella addebitabile alla pena che ci è stata inflitta per il nostro peccato. E come mai? Perché Abele viene ucciso, assassinato dal fratello Caino, ovvero no, il massimo crimine, il fratricidio, il fratello che uccide il fratello. Cosa vuol dire? Vuol dire che la natura morale dell'uomo si è pervertita, si è corrotta, e quindi l'uomo a quel punto tende a fare il male, tende a comportarsi in modo criminale e quindi aggiunge dolore a dolore. Il fratricidio di Abele da parte di Caino è il simbolo delle guerre, è il simbolo di tutte le guerre tra gli uomini, che dovrebbero essere tutti fratelli, e invece si uccidono a vicenda. Ma perché? Perché lo decidono loro, perché lo scelgono loro. Quindi c'è una quantità di male ancora maggiore, cioè nel carcere, nella colonia penale,
gli uomini potrebbero anche subire, no, le punizioni naturali, ma senza bisogno di punirsi invece di aggiungere un carico da 90, senza uccidersi tra di loro, e invece si uccidono pure tra di loro. Ecco perché c'è una quantità di male ancora superiore, e questa quantità di male ancora superiore, per esempio, no, i bombardamenti che uccidono donne, anziani, bambini e tutte le altre violenze connesse alle guerre, sono altrettante ulteriori punizioni dell'ulteriore male che gli uomini fanno. È colpa degli uomini, secondo Agostino. Non è colpa di Dio, è colpa degli uomini. Bene, questa, quindi, in ultima analisi, la giustificazione di Dio rispetto al problema del male è imperniata sulla colpa umana. Il male veramente tale, veramente consistente, è addebitabile non a Dio, ma completamente e solamente agli uomini. E quindi, come si diceva una volta, chi è cagion del suo mal pianga se stesso. Ma anche per Agostino tutto questo può essere a fin di bene. Perché? Perché la punizione, perché il male morale che l'uomo attua e produce con le guerre, ma non solo con le guerre, anche con gli atti di bullismo, per esempio, anche con una risposta sgarbata, anche con un insulto, tutto questo può essere evitato. Ci si può, è possibile comportarsi moralmente e quindi evitare il sovraccarico di male, è possibile non fare la guerra, se si vuole, e quindi evitare il sovraccarico. Per quanto riguarda il male, diciamo così, naturale, dovuto al fatto che la natura incattivita ci punisce, o meglio che Dio ci punisce attraverso la natura incattivita, terremoti e altre catastrofi naturali, serve, secondo Agostino, a espiare, a farci prendere consapevolezza, a renderci consapevoli dello sbaglio commesso, e quindi ci permette di ravvederci, ci permette di, e quindi di riabilitarci, e quindi ci permette poi di arrivare alla salvezza ultraterrena. Quindi il senso, vedete, è una grande costruzione narrativa, discutibilissima, ma che da un punto di vista storico-culturale, per secoli ha sostenuto, diciamo, la vita degli uomini, quantomeno degli uomini occidentali. Poi altri popoli hanno avuto altre narrazioni di questo tipo, ma diciamo, il mondo occidentale, di cui noi facciamo parte, in particolare quello europeo, si è basato su questo tipo di narrazione e spiegazione, che comunque aveva lieto fine, che sapete anche poi da Dante, anche se ancora non siete arrivati al paradiso, beh, ci arriverete, lo sapete già, lieto fine però solo per alcuni, perché per alcuni, che appunto quelli che effettivamente si ravvedono e quindi possono ricevere la salvezza eterna, ovvero una condizione, la beatitudine eterna, ultraterrena, una condizione molto migliore anche quella rispetto a quella dell'Eden. Quindi il male viene, a quel punto, viene assolutamente in paradiso, il male viene assolutamente annullato, eliminato. Quindi abbiamo, vedete, in un altro modo abbiamo però la stessa, diciamo, lo stesso plot, lo stesso filo narrativo della filosofia di Plotino a proposito dell'uomo, ovvero
alla fine si arriva più in alto. Cioè, sì, c'è stata una caduta, c'è stato un peggioramento, ma il peggioramento rende possibile un ulteriore maggiore innalzamento. E quindi tutto a fin di bene, beh, certo, però, tranne per chi finisce all'inferno. Ultimissima cosa, ve l'avevo detto quando abbiamo studiato Lutero. Lutero era un monaco agostiniano, quindi è la fonte, questa filosofia di Agostino, è la fonte anche della riforma protestante, in particolare della riforma luterana, ma anche della riforma calvinista, perché è Agostino per primo che sostenne che ci si può salvare solo per la grazia divina, perché siamo corrotti dal peccato originale, quindi o ci salva Dio in base al suo imperscrutabile giudizio o non c'è niente da fare. Questo varrà anche per i professori al prossimo scrutinio. Buon ultimo sabato del villaggio. Grazie, anche in questo caso sei intervenuto in modo appropriato.